Knife. Io sempre sono Falcor, iscrivetevi al nostro canale, utilizzate il nostro codice creatore Falcor Game. E benvenuti di nuovo ragazzi in questo nuovo episodio di Tomb Raider. Allora, per la partita, questo qua. Allora ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che io non riuscivo a completare il maniero di Croft. Sto registrando? Sì, sto registrando. A volte controllo ragazzi perché mi do il dubbio. Ragazzi, aspettiamo. Aspetta. Aspettiamo. Questo ragazzi ci sta un po' perché è un gioco bello pesante, Tomb Raider. Eccoci. Finalmente puoi entrare nella tomba proibita. Nella notte il pipistrello gigante ha rapito la regina a 30 gradi nord e 90 est. La penna ha tracciato il suo cuore. La luce schiuderà il suo amore. Chissà se la regina bianca si sente sola. Forse le coordinate rimandano al mappamondo. Vero ragazzi, lo scorso episodio, la mappa dice 90 gradi. Allora aspetta, guardiamo la mappa. Questa enigmatica illustrazione, recuperata da un mausoleo maledetto abbandonato, potrebbe essere proprio ciò che serve alla nostra eroina per trovare questo il tesoro perduto della 30, regina bianca. 30 nord e 90 est. Quindi la nota diceva 90 gradi est e 30 nord. Quindi 30 nord. Un po' di più, no, un po' di meno. Così. Poi com'era? Questa enigmatica illustrazione 90 est. Ecco perché non capivano lo scorso episodio. Quindi est di qua. Devo 15. C'è la scritta est, quindi io penso che la cosa è così. Un po' di più. Un po' di più. La luce schiuderà il suo amore. Wow, ha funzionato. Ecco, ecco perché nello scorso episodio non aumentava il disegno. Quindi ora questi qui, già che ci siamo, posizioniamoli. Allora, questo lo togliamo. Aspetta, come faccio? Devo trovare la regina bianca. È là sopra? Non lo so. Ma non ho capito, credo, come funziona. Perché ecco perché nella scorsa episodio non mandava il disegno. Il disegno, perché non lo so. Che quel disegno nello scorso episodio non mi è andato. Questo disegno. Perché prima dovevo attivare il mappamondo. No ragazzi, io non è che sono un fanatico di Tomb Raider. Sto solo iniziando ora. Io sono ancora agli inizi, agli albori, no, agli albori è un altro, alle prime armi, ecco, si può dire. Quindi questo lo leviamo. Possiamo anche lasciarlo qui, perché tanto l'importante è che lo scudo passi, che è quello più pesante. Però la nostra eroina, che è Tomb Raider, Lara Croft, ce la fa. Sì. Ok, non funziona niente perché credo che devo attivare qualcosa su.
Croft ha raggiunto il mezzanino proibito. Dovrà fare uno Yatiri, un guaritore sudamericano. Ok. Un cucciolo di tirannosauro. Forse anche lui aveva perso sua mamma. Non lo so. Sicuramente lui è ancora vivo, però in ossa. I dinosauri sono vivi in uccelli. Sembra che queste maschere ti osservino dovunque ti sposti. Vediamo. Oddio, è vero! Non so se è una mia Sembra Maya. Sarà Kukulkan. Chissà chi sono questi due cani. Il dio Kukulkan? È la maschera di un capo tribù Zenu, dalla Colombia. Chissà se questi occhi hanno visto Eldorado. Ma il dio Kukulkan, il dio della creazione e della distruzione, ve lo ricordate? Certi manufatti non li avevo mai visti prima. Una cassetta per ossario. Contiene le ossa del defunto. Nel frattempo facciamo un po' di cultura. Di cultura, ragazzi, scusa. Di cultura. Cultura. È il genere di armatura indossata dai conquistadores nell'era delle grandi scoperte. Chissà cosa trovarono. Se volete saltare queste parti di video, anche se è una premiere, però dopo la premiere, se volete saltare questa parte di video, saltatela, però io voglio fare la cultura. Allora, ok. Ma il pipistrello! Il pipistrello gigante spiega le ali. Lo scudo dei cavalieri riflette la luce. Eccola lì! La regina bianca, prigioniera. Devo aiutarla. Oddio, no! Allora, la luce schiuderà il suo amore. Bisogna puntare una luce su di lei. Com'era il meccanismo? Sto cercando di ricordarmi l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo fatto questo meccanismo. Ma è stato non posso ricordarmi un enigma che è di 2 anni fa. Sto cercando di ricordarmi, mi sto sforzando, ragazzi, ma non so veramente come si può fare a questo punto. Non me lo ricordo. Allora, la luce schiuderà il suo amore. La regina è lì. Per liberarla. Devo liberare la regina bianca. Non è che c'entra di nuovo il mappamondo? Vediamo. Provo. Sì! Ora posso liberarla. Ha funzionato. Ok. Mi è venuto in mente. Se prima andava al mappamondo. La luce schiuderà il suo amore. La luce schiuderà il suo amore. Ecco, la luce ora che punta lì dovrebbe schiudere il suo amore. Gira. Magnifico. Avventura di verso l'ignoto. Andiamo. Col cuore in gola, la nostra eroina si avventura nel profondo dell'ignoto. Sono cose della mamma. Non sto più immaginando, ragazzi. Non sto più immaginando. La strada è buia. È piena di pipistrelli, disse il cavaliere rosso. La regina bianca lo guardò con un sorriso incuriosito e disse: pipistrelli? Non ho paura dei pipistrelli. Io non ho paura di niente. Ragazzi, mi sto emozionando. Se ci penso dopo. Descrivimelo, forza. Siamo tu e io che cavalchiamo un T-Rex in Egitto. E papà dov'è? Al lavoro. Così, al lavoro. L'amore ha aperto. È che credo non è un fantasma, per favore. È un momento romantico. Un momento di ricordi, scusa. Finalmente scende senza un
Ritornerò tra un mese, promesso. Quante altre volte hai detto che saresti tornato dopo un mese? Mary, è troppo importante. Non posso trascurare le mie responsabilità. È sempre troppo importante. La tua ossessione sta distruggendo questa famiglia. Ossessione? Sarei ossessionato? Stai perdendo l'infanzia di tua figlia. Perché sei sempre in qualche sepolcro dall'altra parte del mondo. Perché non puoi accontentarti di quello che hai? Ha ragione. Che noi abbiamo per l'amor del cielo, smettila con questa storia. Ora, però. Papà? Per favore, finché Amelia, capiscimi, questa è la missione più importante di tutta la mia vita. Insomma, cosa vuoi che faccia? Papà! Papà! Una missione. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, dammi tutto sul piacere, ragazzi.